Ignazio Di Maria è un insegnante precario che viene da Modica, quindi è un problema nazionale questo del precariato ed è un problema che riguarda sia i giovani sia le persone che hanno già i capelli bianchi. Credo che sia un problema che ha spalmato sul territorio nazionale, che riguarda tutte le fasce generazionali, riguarda anche la mia età. Io ho superato il concorso bandito nel 1993, bandito nel 1990, classe di concorso a 0,19. Noi insegniamo discipline giuridiche per bianche. Materialmente sono stato membro di commissione d'esame di maturità nel 96, nel 2000, nel 2003, nel 2005. Ho esaminato ragazzi che hanno proprio insieme di autorità, e ora mi chiedo come mai debba essere io l'esaminato per superare un nuovo concorso rischiatutto, mettendomi alla pari con altri colleghi che sicuramente non hanno mai insegnato, non sono mai entrati in un'aula di scuola. Ancora, una lezione non può essere impostata preventivamente. Molto spesso nelle scuole, molte scuole difficili, io mi sono ritrovato ad insegnare scuole difficili. Il libro di testo o l'argomento che tu vuoi proporre la mattina devi metterlo da parte, perché prima devi entrare in empatia con dei ragazzi che sono in classe, con dei ragazzi che portano il cappello, che lavorano o vivono in ambienti sociali, non certamente in cui la mattina non arriva la mamma o abbiamo la pubblicità non vorrei fare pubblicità di prodotti alimentari, ma certamente non è la casa del Mulino Bianco. Soprattutto per insegnanti di discipline giuridiche. Voi siete chiamati a insegnare la legalità in un territorio come quello siciliano, dove è così presente la mafia, presente nei rapporti tra le cosche e i colleghi bianchi e la provincia. Il vostro è molto delicato. Credo di sì, e proprio perché per questo io suggerisco sempre che le scuole che debba essere legata al territorio, debba vivere dal territorio. Basterebbe poco per assumere anche precari, io insisto su questa assunzione di precari, basterebbe che i fondi di istituto, poi i vari progetti, forse lei non lo sa, ma le scuole sono tanti progetti che ogni anno arrivano con dei finanziamenti, ma finanziamenti, progetti sulla località, progetto sull'educazione alla convivenza civile, Ebbene, questi progetti, basterebbe che questi progetti venissero utilizzati anche e soprattutto per i docenti precari. La difficoltà di vivere in un ambiente in cui la mafia è presente, la parola mafia bisogna utilizzarla perché esiste, non c'è soltanto la mafia bianca o la mafia grigia, ci rende difficoltoso perché ci rende anche poi dei punti di riferimento, soprattutto per noi avvocati, per noi che insegniamo civile giuridica economica. Il rispetto della legalità, il rispetto delle norme, fa parte del nostro essere, ce lo tocchiamo anche noi, il nostro DNA, e non sempre viene accettato da molti di noi. Quindi spetta a noi, come dei donatori, dentro quest'aula, a cercare di riportare e fare capire quali sono le regole, non tanto del gioco, ma la regola di vita. È il senso della giustizia, che il senso della giustizia si trasmette ad un ragazzo, sapendo che un padre di famiglia di 50 anni deve fare un concorso esattamente come un collega conosciuto all'università a 25. È un senso di smarrimento, un senso della giustizia, anche perché questi ragazzi vedono la giustizia televisiva. Poi noi materialmente mi chiedono come sia la giustizia, visto che mi sanno che ho anche un'attività professionale, mi chiedono come sia la giustizia reale, nelle aule, la giustizia che viene materialmente esercitata. E io certamente molto spesso mi ritrovo ad essere non tanto senza parole, ma rendermi conto di essere io tra questi ragazzi, ragazzi per i quali il senso di quella giustizia è uguale per tutti, la legge è uguale per tutti. Per loro è difficile accettarlo, perché vedono materialmente la disparità di trattamento. Ebbene, io ho 55 anni e devo mettere quotidianamente in gioco, mi rimetto in gioco. Probabilmente, se dovrò, ecco, il mio grande punto interrogativo, dovrò rifare il concorso, ci penserò prima di rifarlo, lascerò a questo punto spazio ad altri, ma le mie competenze, le mie conoscenze, il mio background culturale, professionale, a che cosa è servito? Certamente noi non possiamo trasmettere quello che sappiamo attraverso i file, noi abbiamo 3 anni. La nostra intelligenza di che funziona, la nostra lingua, i nostri occhi, la nostra capacità espressiva. Quando questa capacità espressiva si fermerà, che cosa abbiamo trasmesso?
avremo soltanto un deserto alle nostre spalle, avremo dato qualcosa, ecco, in quello che noi dobbiamo cercare, certamente forse dobbiamo scrivere un libro, ma il libro ha un senso soltanto se trasmettiamo veramente dei valori.